Si è tenuto nel Teatro della Barchessa di Limena finalmente in presenza il convegno dal titolo Il ruolo sociale del pensionato e le sue necessità dopo la pandemia, organizzato dal Comitato Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo, CUPLA, del Veneto. Un confronto aperto con la partecipazione di autorevoli relatori nei campi della medicina, della sociologia e dell'amministrazione pubblica. Certamente noi siamo qua a difendere i nostri associati come CUPLA, che è un coordinamento di categorie economiche e pensionati, e dobbiamo risolvere proprio tanti problemi che sono restati indietro con questa pandemia. E uno di questi è sicuramente il progresso delle visite e il progresso delle cure di chi non aveva il Covid. Dare una corsia preferenziale all'anziano, perché ha bisogno di urgenza, ha bisogno di prevenzione immediata, perché 2 anni di trascuratezza possono essere fatali. La pandemia indubbiamente ha messo in luce i punti di debolezza, ma anche di forza, dei nostri sistemi, in primis quello socio-sanitario. Abbiamo capito quanto l'elemento sociale relazionale sia fondamentale, soprattutto quando parliamo di anziani, quanto sia importante evitare l'isolamento, mantenere gli anziani attivi, quindi la prevenzione, promozione dei sani e corretti stili di vita, ma soprattutto abbiamo capito che vanno tutelati e vanno creati percorsi anche specifici per le varie caratteristiche, quindi dobbiamo mettere insieme oggi tutto quello che c'è, dagli interventi domiciliari, agli interventi semiresidenziali, agli interventi residenziali un po' più intensivi, ma anche a quelli dell'abitare, del cosiddetto abitare leggero, del social housing, una cornice di quadro e di fondo sistemica che permetta poi di creare anche dei percorsi specifici e dei progetti personalizzati. Oggi abbiamo come prima priorità quello di ritornare a far ripartire le nostre case di riposo e a mettere in campo una politica che sia, diciamo, parallelamente gestibile nel tempo, perché il numero di anziani aumenta e sicuramente questo non è l'unico modello. Dobbiamo studiare dei modelli che soprattutto per i nostri comuni rispondano alle esigenze di una crescita forte, diciamo, dalla presenza di anziani, ma al tempo stesso dobbiamo trovare i modi per essere più efficienti, più efficaci, avere i minor costi e dare la possibilità di avere una vita lunga e soprattutto puntare addirittura, se possibile, sulla prevenzione automatica e sulla capacità da parte dei nostri anziani di vivere più a lungo e vivere bene. Ed è proprio dalla telemedicina che può arrivare un forte contributo per accrescere qualità della vita e sostenibilità dei costi sanitari. Si possono fare una serie di esami a domicilio, quindi senza spostare la persona e soprattutto senza impegnare anche la famiglia in questo spostamento, oltre al fatto che il medico ha un immediato riscontro e quindi può indirizzare la persona al servizio di cui ha bisogno, quindi senza i passaggi intermedi di dover fare prima delle analisi e poi stabilire se andare, che ne so, in una chirurgia piuttosto che in una medicina. L'anziano sta producendo ricchezza, che quindi lo stereotipo dell'anziano che con il pensionamento ha finito di avere un ruolo sociale, è superato, non ha più la dimensione, va assolutamente cambiato, perché c'è un gruppo di anziani, chiamiamoli il gruppo di quelli che hanno bisogno, che vanno aiutati e con l'assistenzialismo. Ma c'è anche una grande realtà di anziani che sono ancora in grado di erogare lavoro, di produrre risorse e di creare ricchezza vera, anche se non contabilizzata. Le istanze del Comitato Unitario dei Pensionati del Lavoro Autonomo CUPLA sono state portate all'attenzione del Governo con una lettera a firma del coordinatore nazionale CUPLA Gianlauro Rossi. Noi come CUPLA nazionale abbiamo scritto una lettera a Draghi che chiede 2 cose precise. La prima è quello di aprire un tavolo di confronto con il CUPLA e anche con CGIL e CISL-UIL per quanto riguarda la condizione degli anziani in Italia. E la seconda cosa che noi abbiamo chiesto è quello di tutelare il potere d'acquisto delle pensioni, nel senso che in questi ultimi 10 anni il nostro potere d'acquisto è stato notevolmente diminuito, quello delle pensioni, e adesso con tutti gli aumenti che stanno venendo avanti e anche con l'inflazione che sta aumentando, verrà ancora falcidiato ulteriormente il nostro reddito di pensionati.